Buongiorno a tutti carissimi e bentrovati sul mio canale. Come sempre l'invito è quello di iscrivervi, lasciare un like e condividere questo video. Oggi parleremo di una bellissima razza. Lo Sharpei. Razza antichissima, originaria del Tibet, impiegato anche come guardiano dei templi e cane da combattimento. Oggi è un cane di gran moda, richiestissimo come animale da compagnia, molto diffuso negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Morfologia molossoide, mastino mediolineo, FCI 309, gruppo 2. Taglia e peso, altezza garrese dai 40 ai 51 cm, peso di circa 20 kg. Cranio largo e piatto, con stop poco accentuato. Canna nasale arcuata, orecchie triangolari, piccole e spesse, arrotondate. Il corpo è forte e compatto, la pelle spessa e rugosa con giogaia intorno al collo. Il pelo è cortissimo e irsuto, il mantello è uniforme, nero, bruno, fulvo, beige o color sabbia. Il nome Sharpei deriva da due ideogrammi cinesi e vuol dire pelo di sabbia, per due ragioni. Da una parte il colore del mantello ricorda la sabbia, dall'altra invece accarezzando il cane contropelo si ha la sensazione di toccare la sabbia. Lo Sharpei è un cane solitamente molto riservato che ama stare anche da solo. Tollera la compagnia degli esseri umani ed è naturalmente affettuoso con i suoi familiari, ma di certo non è il cane più socievole e giocherellone del mondo. Anzi, si stanca presto e spesso si ritira per i fatti suoi. Secoli di impiego nei combattimenti come cani da guardia hanno reso gli esemplari di questa razza istintivamente territoriali e talvolta aggressivi con gli altri cani. Non amano un costante contatto fisico. Questa è senza dubbio un'opzione da escludere quando si gioca con uno Sharpei. Questa razza si distingue per testardaggine e dipendenza, tuttavia un buon addestramento, sin da quando si è adotto il cucciolo, può aiutare a gestire al meglio il cane ed a far venire fuori tutta la sua intelligenza. In casa lo Sharpei è educato e molto tranquillo, a tratti proprio pigro. Non è solito scorazzare in giro per le stanze ed è un cane che abbaia davvero poco, se attorno a lui non c'è troppo movimento. Nell'interazione bambino Sharpei è molto importante dare regole precise ai bambini ed osservare costantemente il gioco, come del resto è opportuno con qualsiasi cane. Se decidi di adottare uno Sharpei, cerca di trovare un veterinario preparato e simpatico. Probabilmente lo vedrai spesso. Tra i problemi più comuni, displasia del gomito, displasia della retina ed altri problemi oculari, ipotiroidismo, allergie ed infezioni cutanee. Una particolare malattia colpisce questa razza e ne prende anche il nome, la febbre dello Sharpei. Si manifesta ciclicamente con alte temperature corporee, letargie, nausea e vomito, diarrea e respiro affannoso. La febbre dello Sharpei è sicuramente ereditaria, per questo è importante che gli esemplari che ne sono affetti vengano tassativamente esclusi dalla riproduzione. Lo Sharpei non ha particolari esigenze in materia di alimentazione, le comuni crocchette di buona qualità vanno benissimo. In media basta spazzolare il cane una volta a settimana, ma bisogna considerare che alcuni esemplari possono essere maggiormente inclini a sviluppare infezioni cutanee e di conseguenza richiedere cure diverse e più frequenti. Molto bene, anche per oggi il nostro piccolo video finisce qua. Nel frattempo io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti da Filo Tutorial.